Mi correggo, vento nuovo dalla Cina. <ride> Ma stamattina ve l'hanno letta la gazzetta a pagamento oppure no? Ve l'hanno letta la gazzetta stamattina a pagamento dove, dove tanti tifosi dell'Inter sono stati presi per i fondelli per qualche personaggio che vi diceva che Zhang... Aspettava la Superlega per colpa di certi personaggi, ragazzi mandati al macello che fanno reati, che poi dopo noi sappiamo e possiamo provare che dietro ci sono loro che mandano questi poveri ragazzi al macello a fare reati su YouTube perché hanno detto talmente tante cavolate prendendo in giro i tifosi dell'Inter, facendo minacciare i giocatori dell'Inter. Vedi, Lukaku è una semplice infiammazione. Lukaco è stato minacciato, offeso, diffamato grazie a questa disinformazione che c'è su YouTube, e io non voglio fare informazione, io quando è finita la storia degli arabi. Voglio tornare a parlare delle partite di calcio perché è vero, ragazzi, lo sto facendo poco, ma lo farò sempre di più. Quindi, ve l'hanno letta la gazzetta stamattina, o, o, o vi stanno leggendo tutto sport perché qualcuno? È ridotto a leggere tutto sport perché è solo lì trova le notizie e possa andare contro di noi. Contro di noi, può provare a smettere solo con tutto sport. <ride> Io non provo a fare nulla, brother. Say love, quando vuoi, non ci sono problemi. A me non mi fai paura, brother. in love, le tue minaccine, le tue cosine. tanto tanto. Ormai hai fatto l'in, non puoi più tornare indietro. Quindi aspettiamo, allora, Turkish High Line. Mi dicono che è quasi ufficiale, ok. Quindi riepilogando, proprietà americana con main sponsor turco va bene, vedremo se accadrà questo. Intanto, ieri mi sono scordato di mettere nella lista screener blindato, perché questo signore lì vi ha detto anche a pagamento screener blindato. Pensate come può essere formato uno del genere. Uno ti dice scringer blindato. I 20 milioni della Champions servono per, 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 per togliere tutti i problemi, 65 milioni di Danfris che risolvono tutto e una perla fantastica è stata quella di dirti che Zang faceva aumento di capitale. <ride> che, cioè, questi parlano ancora, si fanno ancora vedere in faccia questi cialtroni Ti rendi conto o no? Comunque te l'hanno letta la gazzetta stamattina o no? Cialtrone, eh? cialtrone, Zanga, aspetta la Superlega. La Superlega, per come la vedo io, era una mossa di qualche disperato per cercare di sopravvivere, mai nata e presa in considerazione. Hanno provato a fare la proposta da 20 a 80, bocciata da Rumeniche, gli hanno dato tutti addosso. Non esiste nessuna Superlega, quindi anche qui. No, per chi ti diceva che Zanga aspettava la Superlega e io ti dicevo: non esiste nessuna Superlega, non la faranno mai. Zang era doppia, piccola, rifinanziato, socio. E noi con Effenberg l'anno scorso ti dicevamo: guarda, che noi siamo messi male. Non ti diranno che l'Inter non paga l'affitto di San Siro. di cosa vogliamo ragionare? L'Inter non paga l'affitto di San Siro. 3-1. Di debiti 31 milioni di debiti con il comune di Milano non lo dice Giuseppe 10 lo dice il bilancio dell'Inter che questi che, che, che campano sulle spalle dell'Inter chiedendo i soldi anche ai tifosi per andare a fare la spesa non ti diano perché non ti dicono che ci sono 31 milioni perché non ti dicono e non ha pagato i premi dei giocatori ma perché non ti dicono e non hanno che non hanno pagato tante altre cose che ti diremo noi se continuano a rompere i coglioni Comunque, te l'hanno letta la gazzetta stamattina o no? O, 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 o la gazzetta è buona solo quando dice Zang e la doppia? Te l'hanno letta la gazzetta o no? Te la leggo io. Bravo. Qui, questo è il mio momento sulla community. Cosa diceva? Super fonti dicono che Zang... Mi dicono che Zang aspetta la Superlega dopo screener blindato con aumento di capitale. Guardate quante cazzate vi hanno detto a pagamento: nuovo vento dalla Cina! Non aria, nuovo vento dalla Cina. Questo vi hanno detto fino a tre mesi fa. Eccola la Superlega, guarda, eccola qua. <ride> hai capito perché siamo dietro l'uganda in italia eccola qua la superlega che doveva far rinascere Zang eccola qua eccola qua ma poi no aspetta poi aspetta eccola qua eccola qua la superlega eccola qua eccola qua la superlega ma aspetta poi, poi c'è un'altra cosa da fuori classe non c'è solamente la superlega C'è anche Zang! C'è anche Zange che sta lottando per lo stadio. Aspetta, aspetta, aspetta. Guarda. Guarda, guarda bella questa, eh. Questa è fantastica, aspetta. Questa è magnifica, questa è magnifica. Dai, dai, dai. Vediamo un po'. Se la trovo. Non la trovo. praticamente guerra tra Cina che hanno scritto stamattina altri allora, leggono un po' di giornale anch'io non la fa vedere non si sa mai rottura sullo stadio Garlando Milan e Inter guerra fredda tra americani e cinesi certo perché Zang Zang gli ha detto in Milano avete rotto i coglioni non vogliamo stare insieme ci separiamo dopo i 31, mil dopo i 31 milioni di affitto non pagato a San Silo e eh, dopo essersi dichiarato nulla tenente, Zang, praticamente cosa ha fatto? È andato da Cardinale, gli ha detto: Ascolta eh, John American, così mai Ma rotto i coglioni. Lo stadio me lo fa da solo, me lo costruisco io con i Lego, gli ha detto Zang. Ma vi rendete conto cosa stanno dicendo? Vi rendete conto cosa stanno dicendo? A quel cialtrone là che dice è normale, che non vanno a investire in proprietà che, che come dice la Repubblica, non io che come dice la Repubblica sono vicini al fallimento è normale che investano gli sponsor la Nike e gli altri perché sanno che cambiano la proprietà perché altrimenti capito brother say love te avevi gli sponsor farlocchi e non ti pagavano con questa proprietà di cosa vuoi ragionare ma chi vuoi intortare te a pagamento brother say love chi vuoi intortare brother say love sei finito ormai non ti crede più nessuno gli sponsor farlocchi non ne parli brother say love non hanno pagato secondo te la Nike raddoppia con Zhang, presidente? Con un presidente non può fare investimenti e che con questa squadra rischieresti di non andare nemmeno in Champions l'anno scorso. La Nike raddoppia con quei vedi continui a sparare le cazzate solo perché ormai devi sei attaccato proprio a un filino questo filino si sta per spezzare e te boom e questo è quello che ti accadrà e nemmeno hai imparato dagli errori non impari mai te Faresti meglio a stare zitto perché spari una hazzata dietro un'altra. Questo presidente non è in grado di garantire nulla né per la costruzione di uno stadio e né per una ristrutturazione. Il problema è che te non lo sai o lo sai e non lo puoi dire. Vedi, non dici mai la verità ai tifosi dell'Inter. Non dici mai la verità ai tifosi. dell'Inter mi dovete spiegare, Zhang come fa a garantire per la ma non ti dico per la costruzione che sono 7-800 milioni. Dove, dopo lui garantisce magari diventa uno sponsor che gli dà una mano, ma anche per la stessa ristrutturazione. Secondo te, Sala si mette a parlare con Zang, Sala te l'ha già detto 5-6 mesi fa. Ma qui dello stadio con chi devo parlare, ma con chi vuoi con chi parli con Zang per lo stadio, ha detto Sala, ma siamo matti. E Antonello, cinque mesi fa, come fa a dire lo stadio abbiamo le potenzialità per, per costruircelo da soli? Chi paga? <ride> un Una meno nemmeno i premi dei giocatori, un paga l'affitto di Sanzino, va a costruire lo stadio. <ride> un miliardo di debiti. Ma di cosa vuoi ragionare, brothers and love? Ma di cosa vuoi ragionare? È inutile mandi questi scagnozzi a farsi denunciare perché cioè capito? Sei anche ingiusto a mandare sti pori ragazzi depensanti a farsi denunciare ma di cosa vogliamo ragionare? Ora ti vogliono far sembrare che Zang possa addirittura ma Zang ma ma, ma Zang è, è lì che guarda a che ore a che ore prendere l'aereo per andare via ma ma quale stadio ma con chi lo stadio? O Zang lo stadio presidente non paga l'affitto di San Siro si parla di costruzione di ragazzi ma vi rendete conto dove siamo arrivati gli sponsor gli sponsor è normale che arrivano ora perché arriva gli sponsor va via lui se no te ci avevi gli sponsor far l'occhio e non ti pagano ma non era tutto a posto digital biz ma Scrigna non avevano blindato Zang non aveva blindato Scrigna chi le dice queste puttanate ai tifosi io te le dici te e a pagamento hai capito brother sei love e non fai paura a nessuno le tue minacce Continua! Se hai il coraggio, manda qualche un altro a romperci i coglioni. Vai! Tanto stai rovistando nella spazzatura, del love. Guarda se trovi qualche un altro che ci viene a diffamare o a rompere i coglioni. Fagli rimettere il video a quello lì che l'ha tolto. Digli che... Fagli rimettere il video, Brother Fagli Faglielo rimettere. Fagli rimettere il video a quello lì. Faglielo rimettere. Vediamo se rimette il video. Che schifo. Sono talmente abituati a dire le fandonie, a vivere nella mezzogna, che ormai non si rendono nemmeno più conto. Io voglio il nome di questo fondo americano. Chi è? Chi è? Avete fatto 40 nomi, datemi il nome del fondo americano. Chi è? Chi è questo fondo? Come si chiama? È tra i primi cinque al mondo. Chi è? Chi è? Chi è questo benefattore che si accolla un miliardo di debiti per i propri investitori fateci il nome di questo fondo perché è troppo facile così vogliamo il nome di questo fondo americano quegli altri due depensanti non possiamo fare il nome perché se no salta la trattativa ecco perché fanno le live con i parenti e con i vicini che li guardano ma hai capito cosa ti dicono? ciao <ride> cosa da pazzi Nuovo vento dalla Cina! <ride> sì, vento di scurreggia dalla Cina, hai sentito te?